Doveva usare questa oggi, Federica. Doveva usare questa e lo ha fatto alla grandissima, ragazzi. Bronzo meritatissimo perché? Perché ha fatto il suo, quindi ha sciato bene in discesa, ha sciato bene nello slalom. Ovviamente sto parlando della combinata alpina, quindi discesa più slalom. E doveva sperare in un errore di una di quelle di una delle sciatrici più quotate rispetto a lei. È arrivato, indovinate un po', l'errore di Micaela Shiffrin, che era la favorita numero uno, perché se fosse andata bene comunque, ed era partita bene anche nello slalom, avrebbe vinto l'oro, però queste non sono le sue Olimpiadi. E quando vai in tilt a livello mentale, sì, ok, non le piace la neve, quello e quell'altro, ma quando vai in tilt a livello mentale, cioè, non ti rischi di non rialzarti. E si è avverato il detto, in questo caso per lei, purtroppo per lei, quindi in negativo, non c'è due senza tre, perché dopo le uscite in gigante e in slalom, esce anche nello slalom della combinata. Quindi, che dire, disastro totale. E Federica Brignone doveva sperare appunto in un errore di una di queste, tra le due svizzere, che poi alla fine invece sono state praticamente impeccabili ed hanno fatto prima e seconda, Michelle Giesen e Wendy Holdener, rispettivamente. Brignone si piazza in terza posizione. Quindi, ben ritrovati a tutti in questo nuovo video. Iscrivetevi, campanella, mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti riguardo questa giornata olimpica, che nel momento in cui sto registrando il video non è finita, ma per quanto riguarda le speranze italiane di medaglia, sì, anche perché l'unica speranza era Federica Brignone, di fatto. E prima di continuare, vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al gruppo di Fratellanza Olimpica su Facebook. Se siete malati di sport, vi renderete conto iscrivendovi a quel gruppo che non siete i soli, ragazzi. Quindi, se volete seguire le Olimpiadi, commentarle assieme a tanti altri tifosissimi italiani, azzurri, ma anche lo sport in generale, 365 giorni l'anno, 24 ore su 24 e a 360 gradi. Quello è il posto che fa per voi. Quindi andate ad iscrivervi al gruppo di Fratellanza Olimpica e anche alla loro pagina, perché hanno anche una pagina Facebook. E che dire, ragazzi? Che dire? Oro a Michelle Giesen, argento a Wendy Holdener, bronzo a Federica Brignone. Partiamo dal fatto che comunque nella discesa libera non è che ci fossero tante discesiste pure. E infatti comunque colei che è prima dopo la discesa è Kristin Scheyer, l'austriaca. C'è anche tra le altre Ester Ledecka che è nelle prime posizioni, poi però la gara si fa su queste, quindi mettiamoci anche la Ledecka, ma poi Brignone, le due svizzere, Giesen, Holdener e Michaela Shiffrin, che comunque tutte quante vanno abbastanza bene in discesa. E Federica Brignone quello doveva fare, andare bene in discesa. La prima, se non erro, cioè colei che tra queste ha fatto segnare il tempo migliore in discesa, credo fosse Michaela Shiffrin, andando così a memoria, ma comunque erano tutte abbastanza vicine. Poi la Brignone e poi le svizzere, se non erro, tra cui Wendy Holdener dovrebbe essere quella più attardata, ma vabbè. Fatto sta, Michaela Shiffrin era la favorita numero uno, e infatti nello slalom, almeno nelle prime porte, lo stava facendo vedere perché era partita con un bel ritmo. Ma poi, evidentemente, la neve, evidentemente la testa, la tradiscono. Cioè, la tradiscono. È in tilt in queste Olimpiadi la Shiffrin. È in tilt. E la sua faccia, dopo che è uscita anche da questo slalom della combinata, dice tutto praticamente. Quindi, non c'è due senza tre in negativo, in questo caso per Micaela, che dopo essere uscita nel gigante, nello slalom, esce anche appunto nella combinata, dopo aver fatto comunque una discesa buona, quindi si sperava, cavolo, per lei, almeno questa combinata, portiamola a casa, e invece no, la tradisce ancora una volta lo slalom. Incredibile, ragazzi. Cioè, andando a memoria, non ricordo casi del genere, cioè una super campionessa come la Shiffrin, una super campionessa, anche a livello mentale e di testa, che fa un'Olimpiade del genere. Che io, cioè, io non ricordo una cosa del genere. Quindi ditemi la vostra magari qui sotto nei commenti e fatemi sapere.
Nello slalom, quindi, oltre all'errore della Schifrin, però non arrivano errori da parte né delle due svizzere né di Federica Brignone, che scia veramente bene, fa il suo, le svizzere sono favorite su di lei e lo mostrano, e Michelle Gisin soprattutto, gara stupenda e quindi ripete l'oro di Pyeongchang, quindi complimenti a lei. E se c'era una, insomma, che doveva vincere, direi che Michelle Gisin è una di quelle che mi sta più simpatiche, quindi sono anche contento per lei, insomma, ma anche le altre, la Holdener, la stessa Schifrin, insomma, chiunque avrebbe vinto mi avrebbe fatto piacere, non è che io ho antipatie o cose simili. Però grande Gisin, che si mette dietro praticamente la Holdener di quasi un secondo, se non erro, o anche più di un, no, di più di un secondo si mette dietro la Holdener, quindi questo per farvi capire lo spessore della sua prova. E poi Brignone va a 8 decimi da Wendy Holdener, una Brignone che scende veramente bene, come ho già detto prima, di testa nello slalom, senza prendere rischi eccessivi, senza prendere rischi eccessivi. Comunque nelle parti in cui curvava di più lo slalom, lasciava scorrere bene lo sci, quindi in curva prendeva un bel po' di velocità e fa il suo la Brignone, ragazzi. Fa il suo, quindi meglio di così non si poteva fare, e grandissima medaglia di bronzo. Poi vi dico anche gli altri piazzamenti. Quarto posto per Ester Ledecká, a 8 decimi dalla Brignone, poi Katarina Huber, Kristin Scheier, Ramona Siebenhofer, la francese Gauche, poi Marusha Ferk, la slovena in nona posizione, e decima chiude la russa Pleskova. Poi via via tutte le altre, c'erano anche altre italiane, Marta Bassino che però esce nello slalom, Nicole De Lago che esce sempre nello slalom, e Elena Curtoni che purtroppo era uscita in discesa. Quindi se vogliamo trovare qualcosa di negativo in questa combinata, certamente sono i non piazzamenti, ecco. Nemmeno un piazzamento da parte di queste altre italiane. Però l'importante è che Federica abbia conquistato ovviamente questa medaglia, che ci porta a quota 16 nel medagliere, con 2 ori, 7 argenti e 7 bronzi. Ricordiamo che il record totale di medaglie è quello di Albertville, 20 medaglie. Però certo, comunque ci mancherebbe qualcosa in ambito di ori, ovviamente, solamente 2 ori. Certo, uno potrebbe dire, ok, l'oro che magari non sei riuscito a prendere nella discesa libera, con una Goggia che potenzialmente, se non avesse avuto l'infortunio, avrebbe asfaltato tutte, quell'oro però te lo sei poi scambiato con l'oro del curling, che è un qualcosa di inaspettato. Quindi, insomma, poi col senno di poi si possono dire tantissime cose, però parlano i fatti alla fine. Poi, per quanto riguarda le altre gare, andiamo abbastanza velocemente, anche perché non è che ci sia molto da dire. Per quanto riguarda l'Italia, ok, un altro match di curling, ma l'Italia ovviamente era già fuori. Italia che perde 9-4 con la Norvegia. Poi abbiamo vari allenamenti, il bob a 4, l'hockey su ghiaccio, la finale per la medaglia d'oro, dopo che il bronzo era stato vinto dalle finlandesi. Il Canada batte gli Stati Uniti per 3-2, quindi Stati Uniti, diciamo che escono delusi dai tornei di hockey, perché comunque ambivano ad un oro in ambito femminile e ambivano sicuramente a qualcosa di più, quantomeno una medaglia in ambito maschile. Invece ai quarti di finale sono stati eliminati dalla Slovacchia, quindi grandissima eliminazione quella degli Stati Uniti ai quarti di finale contro la Slovacchia. Quindi oro al Canada per quanto riguarda l'hockey femminile. Poi abbiamo il freestyle per quanto riguarda le qualificazioni, appunto, e lo ski cross femminile con l'oro che va alla svedese Naislund,
argento alla canadese Thompson e bronzo alla tedesca Mayer. L'americana credo sia stata squalificata poi. No, non l'americana, scusate, la svizzera Smith è stata squalificata. Credo avesse conquistato il terzo posto e poi è stata squalificata, insomma, una cosa del genere, ma non ci interessa più di tanto. Pattinaggio di velocità, i 1000 metri, vince l'oro la giapponese Takagi, argento per l'olandese Leerdam. E bronzo per la statunitense Bow, Brittany Bow. Si sta svolgendo adesso il pattinaggio di figura con una favorita, anzi più che favorita, Kamila Valieva, che probabilmente andrà verso un altro oro. E poi, per quanto riguarda la combinata nordica, la gara a squadre è lotta tra Austria, Norvegia e Germania. Quindi mettiamoci anche il Giappone, ma secondo me loro appunto se lo giocheranno Austria, Norvegia e Germania e anche le medaglie. Quindi mettiamoci anche il Giappone, però insomma, questo è. Non credo di essermi perso altro, sinceramente. Vabbè, continua il torneo di curling femminile nel frattempo. E no, ok. Queste erano le medaglie di giornata. Per quanto riguarda domani e per quanto riguarda soprattutto e per quanto ci riguarda, abbiamo lo ski cross maschile con il giovane De Romedis, che dopo aver fatto la storia ed aver conquistato un podio in Coppa del Mondo a dicembre 2021, dopo 16 anni dall'ultimo podio, diciamo che in questa Olimpiade deve fare il meglio che può, deve fare il meglio che può senza paura. Vediamo cosa riuscirà a fare con l'obiettivo poi di Milano Cortina 2026 ovviamente, ma vediamo già in questa Olimpiade cosa riesce a fare Simone De Romedis. Ricordiamo, ha solamente 21 anni, quindi giovanissimo. Poi abbiamo, vabbè, per quanto riguarda il curling, ma non ci riguarda, la partita per la medaglia di bronzo degli uomini. E poi abbiamo, oltre al pattinaggio di velocità, i 1000 metri maschili, abbiamo il biathlon. Le mass start, sia quella femminile che quella maschile, quindi occhi puntati soprattutto su quella femminile, direi. Però vediamo cosa riusciremo a fare, insomma. Domani ci penseremo. Quindi questo è, e forza azzurri sempre, grande Federica, iscrivetevi, campanella, mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti e iscrivetevi anche perché secondo me se più iscrizioni avverranno in queste giorni al canale, più porteremo fortuna ai nostri azzurri. Quindi vediamola in questo modo. Ecco, sì, ok. Sono abbastanza. Vabbè, avete capito, insomma. Quindi, che dire? Alla prossima, al prossimo video. Buon proseguimento a tutti e forza azzurri sempre.